sottolineando che questo impegno, questa presenza è per noi molto importante, ma soprattutto noi abbiamo fiducia in questo governo, abbiamo fiducia nell'opera che sta portando avanti. Il momento è difficile, Gela vuole essere non l'emblema, ma un territorio laborioso che riesce a tirarsi fuori da una grave crisi. Vogliamo farlo col nostro lavoro, col nostro impegno, senza assistenzialismo, o vogliamo farlo con l'aiuto del governo Renzi e del suo presidente Matteo Renzi? Grazie Sindaco, grazie a tutti, molto brevemente anche a nome di Graziano Del Rio, che qua di Giuliano Poletti, che è il Ministro del Lavoro, il governo è presente con Invitalia, con l'amministratore delegato Arcuri, con il responsabile dell'unità di missione D'Angelis. Siamo presenti oggi a Gela per rovinarvi il Ferragosto, potrebbe dire qualcuno, ci siamo tutti i giorni, e voi siete anche al mare, figurate. In realtà vi racconto com'è andata, abbiamo avuto un po' di sfortuna, perché il 14 maggio io ho visitato Napoli, Reggio e Palermo e ho detto, per dare l'idea di un ragionamento serio, a differenza del passato, non una tanto, ma un modo serio di seguire i problemi, io ogni 3 mesi faccio una tappa in Campania, una in Calabria e una in Sicilia. Solo che non avevo fatto i conti, che l'ho detto il 14 maggio, giugno, luglio, agosto, ma è capitato il 14 agosto tra capo e collo, e quindi vi ho distrutto un po' di vacanze. Tuttavia l'occasione è buona, perché viene bene dire che l'Italia riparte, non che l'Italia non va in ferie, bisogna che l'Italia vada in ferie, che ci sia un grande investimento sul turismo e che anzi tante realtà, a cominciare dalle realtà di Gela e della Sicilia, siano maggiormente in grado di attrarre turismo, perché questa storia del non andare in ferie va mica tanto bene, quindi bisogna lavorare decisi, ma bisogna anche investire e scommettere sulla ripartenza turistica. Però credo che sia una buona occasione nel venire in Sicilia, evitare di girare intorno ai problemi, e quindi io ho accolto l'invito del sindaco a essere qua, ovviamente spinto da ciò che è accaduto qualche settimana fa, la mobilitazione che ha visto le forze politiche, sociali, religiose, civili di questa città mobilitarsi in ordine alle preoccupazioni sull'ENI, ma che in realtà riguardano molto altro la questione dell'ENI. Io credo di poter dire che tipo di strategia di sviluppo noi abbiamo per le nostre città, premesso che se riparte il Sud riparte l'Italia, cioè o il Sud riesce finalmente a ripartire e con esso riparte l'Italia, oppure tutti insieme non siamo credibili. Ecco perché essere a Gela oggi è per me un elemento di al di là del dispiacere per voi per avervi costretto a essere qua il 14 agosto, è un elemento di grande gioia. Non sapevo di essere il primo Presidente del Consiglio, l'importante non essere l'ultimo a visitare il 14 agosto, temo di essere. Vado nel merito delle questioni. C'è un problema di cornice. Il problema di cornice riguarda il modo con il quale il pubblico spende i soldi che ha, prima ancora delle questioni legate al privato, all'ENI e a tutto il resto. E questo chiama in ballo il tema dei fondi europei. Noi saremo un paese serio nel momento in cui riusciremo a spendere bene i fondi europei, non parcellizzati e frammentati in mille rivoli, ma su progetti chiari, strategici, e che siamo in grado di dare un messaggio. Il messaggio che c'è il progetto, c'è la tempistica di realizzazione, non si perde per strada sulla base delle procedure burocratiche che vengono messe in campo. Sul tema dei fondi europei che sta seguendo Graziano Del Rio, l'impegno a essere una volta ogni 3 mesi in Sicilia va anche in questa direzione. Noi abbiamo il desiderio di fare un lavoro che sia un lavoro verificabile in totale trasparenza, in piena coinvolgimento, con il pieno coinvolgimento dei cittadini e senza alibi alcuno per la politica e per la classe dirigente. Parto di lì, perché quando hai 40 miliardi di euro da spendere è inutile fare grandi discorsi se non li spendi bene. Cioè io sono il primo
a dire che dobbiamo fare le riforme in Europa, a cambiare il modello di sviluppo economico. I dati di oggi dimostrano una volta di più che non c'è un problema italiano in Europa, ma c'è un problema Europa nel mondo. E che quindi quando noi chiediamo di cambiare il modello di sviluppo economico stiamo chiedendo una cosa sacrosanta per l'Europa, non per l'Italia. Non stiamo facendo il nostro interesse. Però, diciamo la verità, tutti i nostri discorsi perdono di credibilità e di autorevolezza quando noi non riusciamo a fare le cose che possiamo fare, quando noi in casa nostra non siamo in grado di dimostrare che le cose le possiamo fare bene. Ecco perché il tema dei fondi europei è assolutamente prioritario e si collegherà nelle norme dello Sblocca Italia a una serie di interventi che in Sicilia riguarderanno in particolar modo alcune infrastrutture ferroviarie, Palermo, Catania, Messina da un lato, ma anche stradali, Agrigento, Caltanissetta ed altri interventi, su cui il nostro obiettivo è innanzitutto semplificare le procedure. Noi si è pensato in Italia che per evitare forme di illegalità si dovessero complicare le procedure. Dopodiché chi è bravo a violare la legalità non si preoccupa delle procedure, viola la legalità anche con le procedure più arzigogolate che ci siano. Le procedure burocratiche sono state quindi un freno paradossalmente a chi fa le cose per bene, non a chi non le fa per bene. Su questo tema memorizzate la data del 29 agosto alle 21, Consiglio dei Ministri con lo Sblocca Italia. E pronti a intervenire in questo senso. Nel prossimo appuntamento che faremo in Sicilia, lo faremo il 7 di novembre perché il 14 c'è un evento internazionale, vogliamo fare il punto su quante opere pubbliche sono state sbloccate, su come è migliorata la qualità di spesa dei fondi pubblici e degli interventi europei e anche, segnatevi questo dato e poi vengo a Gela e a Leni, il tema dei contratti di sviluppo. Li segue Invitalia, sono stati siglati 7 contratti di sviluppo in Sicilia per un valore di 420 milioni di investimenti. Per me sono ancora pochi rispetto alle potenzialità che questa terra ha. Questa terra ha potenzialità straordinarie sia legate al manifatturiero tradizionale che al turistico ricettivo, che all'investimento sul futuro siciliano, per cui lo strumento dei contratti di sviluppo, il governo è a disposizione, al sindaco, a disposizione del sindaco, della regione, di tutti gli organismi che vorranno approfondire il tema, può essere uno strumento interessante. Saremo credibili se il 7 novembre firmiamo qualche contratto di sviluppo e lo firmiamo pure qui, anziché firmarlo a Palazzo Chigi, come abbiamo fatto in passato. Vengo rapidissimamente, sindaco, alle questioni di Eni e di Gela. È evidente che l'economia di questa città, che pure ha radici storiche straordinarie e che affonda tecnicamente parlando in una storia che è una delle storie più antiche d'Italia, è comunque legata a doppio filo agli investimenti dell'ENA. Non sottovaluto il mondo imprenditoriale indipendente dalle attività dell'indotto e del diretto dell'ENI e non sottovaluto il lavoro che Confindustria ha fatto di lotta all'illegalità e alla mafia e di provvedimenti etici che sono stati, lo dicevamo prima, anche punto di riferimento per altre realtà non soltanto di Confindustria. Ma dico che la priorità in questa terra è sicuramente quella di difendere l'investimento legato alle energie, perché credo che ci sia spazio anche per un ulteriore investimento sulla energia, diciamo sulla chimica verde e su altri tipi di energia, un intervento in aggiunta, non un intervento alla meno, che credo sia il core business di Gela oggi. Noi abbiamo preso un impegno, ascoltando anche i documenti sindacali che ci sono stati consegnati,
è quello di verificare passo passo al tavolo del Ministero, assieme a una leadership di Eni che è sensibile a questo argomento, parlo per esperienza personale perché ho dialogato con il Presidente Marcegaglia, con l'amministratore e il delegato Descalzi sulla necessità di contemperare le esigenze di natura economica con le esigenze territoriali in questa realtà che peraltro ha anche molto dato nel corso degli anni. Sua Eccellenza il Vescovo ricordava nell'intervento di qualche minuto fa l'importanza del valore anche economico paradossalmente di un investimento sul territorio. Vi dico anche che noi abbiamo la certezza di poter fare di questa terra, se ne siamo davvero profondamente convinti, un punto di innovazione e non un museo del passato. Questo deve essere l'obiettivo di Eni. Eni qui non deve considerare l'investimento al Gela come un tributo per il passato, ma un punto di innovazione è nelle condizioni di farlo e noi lavoreremo perché questo sia fatto, mantenendo dunque il più possibile la qualità e la quantità, che è tutto tranne che banale, dell'occupazione. Dico anche però che questa operazione, con tutto il resto, e poi la faccio breve perché sono già stato fin troppo lungo, deve però portare a rovesciare l'approccio. Qui bisogna smetterla di pensare che arriva qualcuno da fuori e ci salva. L'Italia si salva se si salva il Sud, ma il Sud si salva se lo salvano i suoi cittadini, non il governo. Non il governo Renzi, non il governo Letta, Monti, Berlusconi, chi c'era prima, o quelli che verranno dopo. Il Sud d'Italia è nelle condizioni di trainare la ripresa del Paese. Certo, ci sono dei limiti storici che derivano da errori, da scelte irresponsabili di chi ha governato, da un atteggiamento difficile da giustificare nel passato, ricco e carico di clamorosi errori anche da parte della politica, non solo della politica ma anche e direi soprattutto da parte della politica, però questo non può essere un alibi. Allora io vengo ogni 3 mesi a rompervi le scatole, però i patti devono essere chiari. Non viene il demiurgo da fuori a risolvere i problemi, viene un capo del governo che è qui per ricordare a questa terra che se questa terra fa il suo mestiere non ce n'è per nessuno. E quindi il mio invito è a uscire dalla cultura della rassegnazione. Non riguarda soltanto il Sud. Se voi guardate i giornali, in questi giorni si fa a gara a raccontare tutti i motivi per cui l'Italia va male. Penso che prima o poi si stancheranno, e comunque si stancheranno prima loro di quando mi stanchi io, nel continuare a raccontare un'Italia che non è quella che vediamo tutti i giorni. È emblematico il caso dei dati del PIL. Noi siamo stati 9 giorni a dire che l'Italia era il problema dell'Europa soltanto perché l'Istat dà i dati prima degli altri paesi. L'Istat, per esserla più veloce, dà i dati 9 giorni prima degli altri paesi. Oggi sono usciti i dati tedeschi, sono esattamente -0,2 come era l'Italia. È evidente dunque che c'è un problema Europa che va affrontato. Noi siamo passati da -1,6 al -0,3, quindi abbiamo fatto un po' di recupero, ma non è sufficiente, noi vogliamo arrivare al segno più. Eppure per 9 giorni l'Italia è in crisi mentre l'Europa corre, mentre l'Europa fuori va. Oggi vediamo i dati e vediamo che anche l'Europa soffre, zoppica. Il Giappone ieri ha fatto -1,7, non -0,2, per dare un riferimento. Bene, è partito il coro della lamentazione. L'Italia non ce la farà, dobbiamo farci aiutare da qualcuno all'esterno, ignorando che fino ad oggi l'Italia ha messo i soldi per aiutare gli altri paesi. Quando si parla della Troica, si parla delle istituzioni europee in cui l'Italia ha fatto la parte di quella che ha dato i soldi. L'Italia ha dato all'Europa molto più di quello che ha ricevuto. Però il coro dell'opinione pubblica è: ah, va tutto male, ah, non ce la facciamo. Questo nel Sud si collega spesso a un atteggiamento rinunciatario. Questo atteggiamento rinunciatario va combattuto giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, in modo aperto, franco, trasparente.
Qui ci sono, immagino, partiti politici che la pensano in modo difforme su tutto, viva Dio, è la ricchezza della democrazia. C'è una cosa sulla quale non è consentita opposizione e sulla quale tutti insieme si deve lavorare nella stessa direzione. È il tifo, l'amore, la passione per l'Italia e per gli italiani. Prima di essere del PD o di Forza Italia, di 5 Stelle o di NCD, ciascuno di noi è italiano. E io credo che ci siano le condizioni perché l'Italia esca finalmente da questa cultura della paura, a questa cultura del futuro come minaccia. Ecco, io sono qui a Gela non soltanto per distruggervi il 14 agosto, ma per dire che dopo il 14 agosto arriverà un 7 novembre, da qui al 7 novembre ci sono poco meno di 3 mesi. Il mio invito, il mio auspicio, la mia certezza è che in questi 3 mesi lavoreremo insieme, non a testa bassa, perché chi sta a testa bassa non si rende conto cosa c'è fuori, ma a viso aperto, come avrebbe detto il grande Dante Alighieri, a viso aperto e con la determinazione di chi sa che per questo paese non c'è futuro che non sia costruito dalla passione, dall'intelligenza e dalla qualità dei propri uomini. Per cui in bocca al lupo, buon lavoro, ci vediamo a settembre.